date appuntamento alle 9 in piazzale Lazzarini a Pesaro, i cittadini contrari all'obbligo del Green Pass imposto dal governo, che secondo loro impedisce a milioni di italiani non disposti a cedere ad una vile estorsione di accedere al proprio posto di lavoro e guadagnarsi da vivere. Insegnanti, operatori sanitari, avvocati, pensionati, studenti e casalinghe, tutti uniti per dire no a questa dittatura. Questa è l'Italia che non si piega, da Torino a Brindisi. A prender parola per primo è stato uno degli organizzatori, Davide Di Tommaso. Oggi ha detto è l'inizio della fine, ma per loro, perché credevano che il popolo italiano si sarebbe piegato in massa, ma così non è stato e c'è ancora chi resiste. Ma la dignità non la possono togliere, quella è nostra e non la cederemo mai. A fare da cornice al piazzale i vessilli tricolore, alcuni striscioni e appesi, gli articoli pubblicati da varie testate giornalistiche che hanno riportato i tanti casi di gravi reazioni avverse al vaccino, con la storia anche di chi non ce l'ha fatta. Invece, a raccontare dal vivo la propria testimonianza, sono state diverse persone, giovani e meno giovani, che nel corso della mattinata hanno preso coraggio, esposto il loro pensiero e lanciato appelli. Io sono un insegnante e sono stata cacciata più volte da diversi posti di lavoro e hanno preferito lasciare dei bambini della scuola dell'infanzia senza maestra perché non in possesso di un certificato verde, da soli, minori, posti scoperti, cattedre vacanti, senza insegnanti perché non avevano un Green Pass. Amiche in gravidanza, cacciate dai bar degli ospedali dove si erano sedute dopo le analisi perché non in possesso di Green Pass. Purtroppo sono arrivati all'obiettivo, togliere la dignità umana. E noi siamo arrivati a litigare vaccinati e non vaccinati, a disunirci all'interno delle nostre stesse famiglie. Questo ricorda a tutti quanti che siamo umani. Dobbiamo tornare uniti e lottare uniti. E io devo essere sincera, in tutta questa situazione mi sono un po' demoralizzata e a volte mi è passata la voglia di studiare, perché io che devo fare un cavolo di tampone o avere un Green Pass per fare un esame o partecipare a una lezione che io veramente voglio partecipare perché voglio sapere, non posso farlo. Perché? Perché non sono numerata, non sono schedata. Quelli che sono vaccinati si devono unire a noi a fare questa battaglia contro un sistema che non funziona. Non ci dobbiamo disgregare, dobbiamo stare uniti perché solo uniti il popolo italiano può funzionare. Davide, perché questa mobilitazione? Questa mobilitazione è la risposta di Pesaro alle piazze di tutta Italia, soprattutto alla piazza di Trieste. Noi siamo quei lavoratori triestini, quei lavoratori portuali e con tutti gli italiani che non vogliono cedere a questo ricatto. Abbiamo sentito la testimonianza di diverse persone che oggi non si sono presentate al lavoro. Assolutamente sì, io sono uno di quelli. Quindi si rischia tutto? Oggi si rischia tutto, assolutamente. Per la libertà mettiamo sul piatto anche la perdita del posto di lavoro. Ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto il lavoro, ci vogliono togliere il lavoro, ci hanno tolto la vita sociale, ma la dignità quella non gliela lasceremo mai. Ecco, non siete né no Green Pass né Novax, avete precisato, quindi delle etichette che non vi piacciono? Assolutamente, noi respingiamo al mittente tutte le etichette, noi siamo in piazza per la libertà e per il diritto al lavoro. La nostra intenzione è di andare avanti a oltranza, noi chiediamo l'immediato respingimento del Green Pass, la cancellazione del Green Pass, perché il Green Pass è una misura coercitiva, è il preludio al controllo digitale della popolazione, perché abbiamo visto con un click ci danno il diritto e con un click ce lo tolgono, è quello che vogliono e noi lo respingiamo al mittente. Lavoro in ospedale, io ho bisogno di chiedere, già sono molto amata, quindi adesso immagino, amo molto i pazienti, io devo chiedere al dottor Berselli, alla dottoressa Cappalpo e a Ricci perché
Io devo fare il Green Pass per andare a lavorare. Il collega vaccinato non lo deve fare. Eppure è acclarato che anche loro contagiano. Una risposta scientifica chiedo, scientifica. Anche lei oggi presenta questa protesta, però in mano vedo che ha un foglio, una rettifica del regolamento europeo, del Parlamento europeo. Di che cosa si tratta? Sì, esattamente. Questo è un regolamento del Parlamento europeo emanato il 14 di giugno, dove si chiarisce che il Green Pass non può essere un'imposizione, dove il vaccino è libero. È stato tradotto dalla Gazzetta Europea, ma è stato messo un pezzo molto importante, vedete questo che si trova in evidenza. Ci sono cittadini che possono aver scelto di non essere vaccinati, mentre nella traduzione non è stato messo. Siamo figli tutti della stessa Europa o no? Come può essere credibile un governo quando mi nasconde le norme emanate in tutta Europa? Ma la stessa Europa ci dice che siamo in democrazia. Il governo italiano non è democratico. Lo abbiamo capito. È una questione politica di controllo delle persone. Perché se avevano voglia di fermare il contagio avrebbero usato altri modi molto più civili. Quindi, se siamo qui è che abbiamo capito. Onore a tutti quei medici sospesi che hanno scelto di rispettare il giuramento di Ippocrate. Onore! Onore a quei pochi giornalisti rimasti che hanno